puntata di Come è Buono non poteva mancare la spungata, ricetta storica di Sarzana. E siamo proprio qui, in una pasticceria storica di Sarzana, per conoscere questa ricetta. Ci racconta un po' qual è l'origine della spungata? La spungata ha origini molto antiche, si parla addirittura che già Ovidio nei suoi Fasti parlasse di questo dolce molto simile alla spungata, presente quindi nella nostra zona. Quindi lo stesso termine spungata deriva dal latino, dalla parola spongia, che vuol dire spugna. Infatti il suo aspetto, piuttosto simile a una spugna, può essere attendibile che derivi proprio da questo termine latino. È un dolce che da tantissimi anni viene fatto a Sarzana, direi da sempre, e mio padre, devo dire, ha ripreso questa tradizione della spungata, che però da sempre è stata consumata e prodotta, però soprattutto nelle zone, nel momento natalizio. Invece mio padre ha voluto insistere su questa importanza di questo dolce, della sua peculiarità, e farla diventare il dolce di sempre. Quindi spungata sì che si mangia a Natale, direi che questa è la tradizione assoluta, ma è nelle nostre tavole, nelle tavole anche dei turisti e degli stranieri tutto l'anno. Ecco, allora raccontiamo un po' questa ricetta, che è molto friabile, molto profumata. Sì, le sue caratteristiche, come ora poi vedrete mentre il pasticcere la prepara, ha delle peculiarità assolute: una sfoglia azima che viene lavorata a mano col mattarello in modo da tirarla a un'altezza molto modesta e molto sottile, che va a contenere un ripieno, che anche questo è fatto a mano, è fatto da noi, con la lavorazione e la cottura delle mele pere, e dell'aggiunta poi dei canditi, della buccia d'arancio e dei pinoli di Pisa, delle mandorle tostate, che devono assolutamente arricchire il contenuto di questo dolce. Naturalmente gli aromi la fanno da padrona, che sono aromi e che sono nello stesso tempo gli elementi che la mantengono, alimenti naturali, li chiameremo dei conservanti naturali: la buccia dell'arancia amara, selvatica, che le dà profumo e consistenza, e poi la famosa cannella, che deve essere fatta in un certo modo e viene grattugiata e poi lavorata e messa nell'impasto. Questo è un insieme di profumi e di consistenza che fa sì che la spungata rimanga integra anche per molto tempo. Non ha bisogno di essere conservata in un luogo fresco, teme solo l'umidità. Dura molto, dura, quindi noi mettiamo una scadenza di un mese e mezzo, ma la spungata, devo dire, dura anche oltre questa data. Vedo qui accanto a me, accanto a noi, però degli strumenti proprio storici per la realizzazione della spungata. La spungata va sempre fatta sempre nella stessa maniera, perché altrimenti non sarebbe spungata. E ci vogliono gli stampi, che sono questi stampi, sono di legno o di castagno, di faggio, secondo la lavorazione, e su questa viene appoggiata questa sfoglia, come avete visto che il pasticcere ha tagliato, e praticamente funziona come la preparazione di un grosso raviolo. Io sento un profumo, raccontiamo questo profumo che i nostri telespettatori non possono sentire, ma c'è un profumo fantastico, sì, è vero, un profumo fantastico, un profumo che arricchisce il nostro palato, la nostra gola, e poi devo dire tutti gli elementi naturali e di primissima qualità, perché spungata non può essere tale se anche gli ingredienti non sono questi, di questa qualità. Quanto tutto ci vuole? Quanto ci vuole a realizzare una spungata? Ci vuole, il tempo ci vuole, perché è tutto, come dire, va tutto preparato istantaneamente, tutto va assemblato nella stessa maniera e con la stessa velocità. E spungata è un lavorone. Chi mi parla di cucine, parla di ravioli, parla di paste fatte a mano, la spungata fa parte di questo tempo e di questo tipo di lavorazione, anzi unitario, perché poi deve essere sigillata, perché altrimenti il ripieno non rimane dentro i suoi dischi di sfoglia che sono stati assemblati, e quindi è una lavorazione complessa, ci vogliono tanti tempi, ma il tempo direi che più viene preso da questa lavorazione è la preparazione della frutta, perché tagliare una tonnellata nell'anno di frutta a mano, tra mele e pere, ve la dice lunga. Tantissimo, è un'opera d'arte. È un'opera d'arte ed è un'opera di grande pazienza e di grande professionalità. Spungata non avviene a caso. Ecco, queste forchettate che il pasticcere dà ora sulla parte, diciamo, superiore della spungata, sono quelle che permettono nella cottura che i vapori escano, non rimanga l'umidità dentro e quindi non faccia muffe.
che si possa mantenere. Non tutti la possono fare, Alfonso è un maestro in questo. Alfonso maestro, ragazzi, è un artista, è un pasticcere che sta qui con noi da una vita e come sono tutti gli altri addetti fanno parte del nostro staff, ma fanno parte della... Chi fa pasticceria in questa maniera è una pasticceria che vuol dire la loro vita, non è che uno fa il pasticcere e poi può fare altro, è un pasticcere di questa portata, può fare solo il pasticcere e poi deve farlo soprattutto con un grande amore, perché qui i tempi e l'impegno e l'emozione che si deve dare e che trasmettono queste lavorazioni sono veramente degli impegni notevoli, quindi è un grandissimo lavoro, un grande impegno. Ecco, ora andrà in forno e poi... possiamo assaggiare. Allora, certo, ora andrà questa, vedi, ora Alfonso sta preparando la famosa glassa che la rende impermeabile, la rende quindi anche ora che può mantenersi, la rende anche croccante, friabile, ancora più piacevole quando si degusta ed è tutto fatto regolarmente a mano.